Buongiorno ragazzi, benvenuti nella mia cucina. Oggi andremo a preparare una pizza veloce. Ci occorreranno 400 ml di acqua tiepida. Ci andremo a versare una bustina di lievito di birra. Mescoliamo per far sciogliere. Poi ci aggiungiamo 7 grammi di sale e 10 grammi di olio di oliva. Mescoliamo il tutto fino a sciogliere tutto. Mescolare tutti gli ingredienti. Ora in una ciotola andremo a versare 500 g di farina 00. Ci aggiungiamo il composto. Un po' alla volta e andremo a mescolare. Eccoci, abbiamo formata la nostra pallina. Ora lo andremo a coprire con un canovaccio e aspettiamo che raddoppia il suo volume. Eccoci, abbiamo messo l'impasto in una teglia. Ora ci aggiungiamo la passata di pomodoro. Nella passata ci abbiamo aggiunto olio, sale e origano. Ora ci aggiungiamo la passata. Ora ci aggiungiamo un filo d'olio. Lo andremo a imbornare a 180 gradi per 10 minuti. Ora ci aggiungiamo la mozzarella. Le andremo a infornare per altri 10 minuti. Ed ecco, la nostra pizza è pronta, ora aspettiamo che si raffredda. Ora l'andremo a tagliare. Ora la passiamo in un vassoio. Ed ecco la nostra pizza è pronta, ora la possiamo servire. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi lasciate tanti pollici in su. Mi raccomando, continuate sempre a iscrivervi al mio canale, ci saranno sempre nuove sorprese e noi ci risentiamo al prossimo video. Buona giornata a tutti, a presto!